Buonasera, bentrovati con la pagina sportiva. Tutto pronto per l'edizione 2021 dell'Rampichiana. Grande spettacolo previsto domani mattina con partenza e arrivo in Piazza Grande. Ultimi dettagli dell'edizione 2021 dell'Arampichiana, un'edizione che quest'anno avrà la sua partenza e il suo arrivo qui in Piazza Grande. Cambia molto quindi rispetto alle altre edizioni che avevano Cortona come punto di riferimento. Sì, cambia tutto, cambia la logistica, cambia il percorso. Noi siamo alla 16ª edizione, però è il primo anno che veniamo qui ad Arezzo. Devo ringraziare la Fondazione Arezzo in Tour che ha voluto fortemente che l'Arampichiana facesse parte del Festival della Bici. L'aspetto che ci preme mettere in evidenza non è tanto quello tecnico e agonistico, quanto piuttosto quello sociale e di costume, perché immaginiamo che cosa sarà domenica a Piazza Grande al momento della partenza e dell'arrivo. Piazza Grande ha già una bellezza unica, con 800 ciclisti penso che sarà una cosa bellissima da vedere, quindi noi siamo orgogliosi di essere qui presenti in questa piazza e vediamo insomma che la giornata sia splendida, non come oggi che insomma è abbastanza cupa. Va detto che l'aspetto forse più importante rimane quello comunque di promuovere e di valorizzare la città e il territorio. Da sempre noi organizzando la nostra manifestazione curiamo in particolare le bellezze del territorio. Noi, la nostra intenzione è non solo di valorizzare le bellezze aretine, ma più che altro le bellezze del nostro territorio, della montagna, dell'Alpe di Poti. E Francesco Casagrande e Francesco Failli saranno i grandi protagonisti della corsa di domani che per la prima volta si disputerà con partenza e arrivo ad Arezzo. Parliamo di calcio nella lista per il ritiro di Pieve Santo Stefano, dei ragazzi che hanno vinto il titolo tricolore della Primavera 3, ancora è incerto il numero. Queste sono le indiscrezioni che trapelano al comunale e naturalmente tutto dipende se la formazione Amaranto verrà ripescata in Serie C. Che fine faranno i ragazzi campioni d'Italia che un mese fa hanno vinto il titolo nazionale di categoria? È un quesito che viaggia di pari passo con le mosse che la società Amaranto sta facendo in queste ore molto delicate della stagione passata. Le feste, le premiazioni, è certo che per il ritiro di Pieve Santo Stefano sono solo due quelli che hanno la sicurezza di fare parte della pattuglia dei convocati di Mariotti, il difensore Memucci e l'attaccante Damiano Marras. Il resto è tutto da vedere, visto che molto dipenderà dalla categoria dove la prima squadra giocherà. Se dovesse essere Serie D, allora il numero sarà destinato a crescere, mentre per la C dovrà essere fatta una selezione accurata e decidere di mandare a maturare in prestito quelli che non possono essere ritenuti idonei per la categoria. In tal senso è certa la partenza di Verdelli e Bux, che verranno collocati in Serie D, mentre per Martelli c'è il problema dell'università. I più giovani resteranno nella squadra che sarà Juniores in caso di Serie D o Primavera 3 se ci sarà il ripescaccio della serie, varie ed eventuali di una pratica che va ben oltre la fideiussione. E parliamo adesso del Montevarchi dopo il ritorno di Tozzuolo e ufficiale anche l'arrivo di Francesco Barranca in casa rossoblu. Per lui 116 presenze e 36 gol in Serie D. Responsabile dell'area tecnica Rosadini, non cambia la strategia della società rossoblu. L'arrivo di Francesco Barranca dal Lentigione conferma la linea del Montevarchi, come ribadisce il responsabile dell'area tecnica Giorgio Rosadini. Punteremo anche quest'anno su una squadra di ragazzi giovani e chiaramente cercando di conservare il più possibile l'ossatura e intorno a questa fargli crescere nuovi ragazzi in questa nuova avventura dei professionisti. Ecco, è stato annunciato e confermato già qui nel gruppo l'arrivo di Diego Gambale, sicuramente un colpo fra virgolette grosso perché si tratta di uno dei migliori attaccanti del girone e della Serie D. Beh, questa è la nostra politica che ci ha accompagnato nel passato e che continuerà a accompagnarci anche in Lega Pro, quello di guardare sempre diciamo, a ragazzi che ancora non hanno avuto l'occasione di poter cimentarsi in certe categorie. Siamo andati a cercare nel campionato fatto i ragazzi che noi vedevamo in prospettiva, e è stato scelto Gambale perché effettivamente ha delle caratteristiche
elementi che noi riteniamo che possa, diciamo, esprimere bene anche in Lega Pro. C'è il problema Frugoli che dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Purtroppo nei giocatori che noi vogliamo conservare ci sono un paio di ragazzi che vengono da degli infortuni o comunque devono guarire da dei postumi di infortuni. Nel caso di Frugoli deve fare un piccolo intervento, noi speriamo che possano continuare a far parte del nostro gruppo, ma dobbiamo aspettare diciamo la guarigione. La conferma di Tozzuolo è un altro tassello importante? Ma Tozzuolo è un ragazzo giovane, un ragazzo che ha fatto bene con noi e che abbiamo, diciamo, deciso di riscattare dal Perugia. Il giorno dell'Open Day della scuola calcio del Bibbiano, il presidente del sodalizio casentinese Rosadini ha omaggiato con una targa l'ex calciatore della Juventus. Tanti ragazzi all'Open Day del Bibbiana Calcio nella struttura che un tempo ospitava il Casentino. Oggi le cose sono cambiate, a Bibbiana il calcio si fa puntando soprattutto sui giovani e non c'è dubbio che la società diretta dal presidente Rosadini sia una splendida realtà che ha saputo attrarre tanti ragazzi anche del comprensorio. Quest'anno il valore aggiunto si chiama Emanuele Giaccherini, che diventerà un quadro tecnico di quella società che lo ha lanciato nel mondo del calcio. Soddisfatto il presidente Rosadini. Questo ingresso di Emanuele qui tra noi ha creato un entusiasmo, ci ha dato una carica che veramente c'è tanta voglia di ripartire e far bene. Non ci poteva essere testimonial migliore? No, assolutamente no, e penso che sia una cosa stupenda, a parte che me l'aveva già promesso e io ci ho sempre creduto, sono sincero, e quindi quando mi ha detto che smetteva con il calcio professionistico ho detto Manu, dacci una mano, ha detto io sarei contento, per me ha toccato il cielo con un dito. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.